Favara sommersa dai rifiuti, non è possibile che si continui a dire alla gente pagate quando un servizio non funziona. E tutto questo è sotto gli occhi di tutti. Sono queste le parole del consigliere comunale del PDL di Favara, Antonio Fallea, che stamattina è intervenuto telefonicamente chiedendo spiegazioni in merito al sindaco Russello. Beh, io credo che sia ancora una volta una vergogna. Cioè, non è possibile vedere un paese invaso dai rifiuti, cittadini che ormai esausti da questa situazione e nessuna risposta viene data dall'amministrazione. Cioè, noi ascoltiamo che vengono invitati i cittadini a pagare sempre bollette sulla TARSU per gli anni passati, per gli anni attuali, ma nessuno si impegna affinché questo problema venga risolto. È una vergogna. Il sindaco si sbrighi a fare questa giunta, si passa da 48 ore a 48 ore, che si sbrighino, ma che la città venga governata immediatamente e che si risolva il problema dei rifiuti. Non c'è nessuna risposta da parte dell'amministrazione, non c'è nessuna delucidazione su quello che sta succedendo a Favara. È una vergogna.